La storia si apre con l'introduzione del nostro protagonista, un giovane di nome Memo. Nella fabbrica in cui lavora sono collegati una rete tramite lunghi cavi che si inserivano in speciali nodi nelle loro braccia. Questi cavi permettevano loro di controllare a distanza robot e macchine che si trovavano in altri paesi, ma c'era un lato oscuro in questo lavoro. Gli operai erano chiamati spacciatori del sonno, perché se lavoravano troppo a lungo potevano collassare per la stanchezza o addirittura iniziare a vedere cose che non c'erano davvero. La storia ci riporta la vita di Memo in un piccolo villaggio chiamato Santa Ana del Dio, nel Messico. Memo vive felicemente con la sua famiglia in una casa accogliente, circondata da ampi campi e dolci colline. Suo padre è un agricoltore dedito alle coltivazioni per sfamare la famiglia, ma tutto cambia quando una compagnia idrica privata di nome Del Rio costruisce una diga a monte, fermando il fiume che scorreva nella loro terra. Questo impianto è pesantemente sorvegliato con alte recinzioni, telecamere di sicurezza e persino mitragliatrici, rendendo difficile per chiunque intrufolarsi. Memo e suo padre devono ora pagare l'acqua di cui hanno bisogno, prendendo solo quella che possono permettersi. Questa situazione fa sentire Memo intrappolato in un luogo che è diventato arido e deserto. Il padre di Memo voleva che lo aiutasse a coltivare il loro piccolo pezzo di terra, ma Memo aveva sogni diversi. Ama l'elettronica e nel tempo libero gioca con vecchi pezzi di radio e costruisce un'antenna elettronica in grado di captare segnali da luoghi lontani. Una notte, mentre cerca di sintonizzarsi su segnali misteriosi, Memo capta accidentalmente una frequenza radio del quartiere generale della sicurezza del Del Rio in California. Ascolta per caso una conversazione tra un operatore di droni di nome Rudy Ramirez e i suoi colleghi, ma poi Rudy rileva il segnale di Memo e inizia a tracciare la sua posizione. Rendendosi conto di essere in pericolo, Memo scollega rapidamente la sua attrezzatura prima che possano scoprire esattamente dove si trovi. Il giorno dopo, il padre di Memo gli chiede di consegnare alcuni prodotti alimentari allo zio, che vive in un'altra zona del villaggio. Quando arriva, trova lo zio che guarda il telegiornale. Con suo grande stupore, il telegiornale parla della missione del Del Rio per fermare un terrorista utilizzando un drone militare. Durante la trasmissione in diretta, Rudy afferma che avevano individuato un dispositivo di intercettazione che si rivela essere l'antenna di Memo. Comprendendo che la sua casa era in pericolo, Memo e suo zio si precipitano a salvare suo padre. Purtroppo arrivano troppo tardi. Un drone spara un razzo che distrugge la loro casa in un istante. Devastato dalla perdita, Memo si sente in colpa e sa di dover mantenere la sua famiglia, così prende la difficile decisione di lasciare il suo villaggio e di recarsi in città per trovare lavoro. Sull'autobus incontra una freelance di nome Liz che si siede accanto a lui. Memo nota che ai polsi ha dei nodi che le permettono di connettersi alla rete digitale. Incuriosito, le chiede dove avrebbe potuto trovare dei nodi come i suoi. Lei gli parla di una persona chiamata Chiote che poteva aiutarlo a connettersi alla rete. Liz gli parla anche di un mercato nero in città dove avrebbe potuto farsi installare i nodi a un prezzo più basso. Più tardi, quella sera, Liz torna a casa e viene accolta dalla sua assistente AI che la informa di un nuovo messaggio proveniente dal suo creditore che le stava facendo pressione per ripagare il suo debito al più presto. Ha minacciato di entrare in casa sua e di prendere tutti i suoi beni se non l'avesse ripagato. Si scopre che Liz guadagna soldi caricando i suoi ricordi su una società di commercio di memoria online chiamata TrueNode, dove le persone pagano per guardare i suoi ricordi. Tuttavia, ultimamente non era riuscita a caricare contenuti interessanti e per questo era indebitata. Dopo averci pensato un attimo, decide di caricare il ricordo dell'incontro con Memo sull'autobus, sperando che l'avrebbe aiutata finanziariamente. Nel frattempo, Memo si reca in un vicolo buio di Tuyana per trovare un coyote che possa installare i nodi. Mentre vaga, un uomo si avvicina a Memo e si offre di installare i nodi a un prezzo molto basso. Memo, fiducioso, accetta e l'uomo lo conduce in un luogo abbandonato. Improvvisamente, l'uomo colpisce Memo con una spranga e gli ruba tutti i soldi. Dopo un po', Memo si sveglia confuso e disorientato e inizia a cercare un posto dove stare. Alla fine trova una vecchia baracca abbandonata ai margini della città e decide di passare la notte lì, cercando di capire cosa fare dopo. La mattina dopo, Liz si sveglia con un senso di eccitazione. Ha appena scoperto che un acquirente è interessato alla sua storia su Memo ed è disposto a pagarla una buona somma di denaro. Non solo, ma voleva che lei scrivesse un'altra storia su di lui, questa volta chiedendo maggiori dettagli sulla sua vita e sul suo passato. Dopo aver cercato in giro per la città, Liz individua finalmente Memo seduto da solo in un vicolo poco illuminato. Gli si avvicina e gli chiede se ha trovato un coyote, sperando che avesse fatto progressi con i suoi piani. Memo sospira e racconta gli spiacevoli dettagli del suo incontro, spiegando i problemi che ha dovuto affrontare. Volendo aiutarlo a saperne di più sulla sua situazione, Liz si offre di portare Memo in un posto speciale chiamato Bar dei Nodi, dove avrebbe potuto aiutarlo a ottenere i nodi di cui aveva bisogno. Una volta arrivati al Bar dei Nodi, Liz si prepara a installare i nodi sul corpo di Memo. Memo viene preso alla sprovvista e le chiede come faccia a conoscere così bene questo mondo. Liz spiega che l'aveva preso dal suo ex fidanzato, che aveva svolto lo stesso lavoro.
gli ricorda che mentre lui avrebbe avuto il controllo della macchina, c'era anche la possibilità che la macchina prendesse il controllo su di lui. Il giorno dopo, Memo entra in una fabbrica piena di persone che lavoravano nella realtà virtuale. È stato assunto per un lavoro di costruzione a San Diego e gli era stato assegnato un posto per questo lavoro virtuale. Quando collega i cavi ai suoi nodi, si ritrova improvvisamente in un cantiere a controllare un robot su uno degli edifici più alti. Dopo una lunga giornata di lavoro, Memo decide di andare a trovare Liz per ringraziarla del suo aiuto. Mentre chiacchierano, Liz si incuriosisce sulla vita di Memo e gli racconta di essere venuto a Tiana per guadagnare soldi perché la sua famiglia è in difficoltà. Tuttavia, quando Liz le chiede di suo padre, Memo tace improvvisamente e non vuole parlarne. Con il passare dei giorni, Memo continua a lavorare duramente in fabbrica e guadagna una discreta somma di denaro. Si assicura sempre di inviare una parte dei suoi guadagni a casa alla sua famiglia, il che li rendeva felice e alleviava gradualmente i loro problemi finanziari. Tuttavia, c'è un lato negativo. I nodi stanno lentamente prosciugando le sue energie, facendolo sentire ogni giorno più stanco. Nel frattempo, Liz sta cercando di caricare altri ricordi di Memo, ma i suoi acquirenti sono scontenti perché non ha fornito le informazioni di base che stavano cercando. Una delle persone che chiedevano queste informazioni era Rudy, sospettoso di ciò che stava accadendo a Sant'Anna. Nonostante queste difficoltà, Memo e Liz iniziano a passare più tempo insieme e la loro amicizia sboccia. Cominciano a provare dei sentimenti l'uno per l'altra e presto la loro amicizia si trasforma in una relazione sentimentale. Una sera, mentre si trovano nell'appartamento di Liz, decidono di condividere tutto ciò che riguardava le loro vite. Collegano i loro nodi, permettendo loro di conoscere ogni dettaglio l'uno dell'altro. Questo momento diventa molto speciale e finiscono per fare l'amore, sentendo un legame ancora più profondo. Il giorno dopo, ora che Liz sapeva tutto di Memo, carica tutti i dettagli online, compresa la storia straziante della morte di suo padre. Quando Rudy esamina queste informazioni, si rende conto che le sue azioni avevano portato alla morte di un uomo innocente e il senso di colpa comincia a pesare su di lui. Un giorno, Memo va a trovare Liz nel suo appartamento, ma scopre che non è in casa. Proprio mentre sta per andarsene, un vicino lo aiuta ad aprire la porta e lo invita ad aspettare dentro. Mentre aspetta, Memo si guarda intorno e si imbatte per caso nel computer di Liz. Per curiosità, accede al suo account TrueNot e scopre che ha venduto tutti i suoi ricordi. Poco dopo, Liz torna a casa e lo vede mentre guarda i ricordi. Cerca di spiegarsi, ma Memo si sente tradito e se ne va infuriato per le sue azioni. Da quel giorno, Memo passa la maggior parte del tempo in fabbrica, facendo turni extra, ignorando la stanchezza e la mancanza di salute. Liz gli scrive una lettera di scuse e gli invia una registrazione dei suoi ricordi, ma non serve a placare la sua rabbia o il suo dolore. Nel frattempo, Rudy, incapace di gestire il suo senso di colpa, decide che deve incontrare Memo. Si prende qualche giorno di pausa dal lavoro e attraversa in auto il confine messicano, pesantemente sorvegliato. Trova Memo al Central Market dove sta cenando. Rudy si siede accanto a lui e confessa di essere l'operatore del drone che aveva accidentalmente ucciso il padre di Memo. Scioccato e spaventato, Memo scappa pensando che Rudy voglia fare del male anche lui, ma Rudy lo raggiunge e gli spiega che loro aveva eseguito degli ordini e che ora voleva aiutare Memo in ogni modo possibile. Memo escogita un piano e chiede a Liz di aiutarlo. Più tardi, quella sera, torna alla fabbrica, fingendo di fare il turno di notte. Dopo aver controllato che non ci fosse nessuno, apre la porta a Liz e Rudy, facendoli entrare di nascosto. Liz aiuta Rudy a collegarsi a una macchina che gli permette di accedere alla sede della sicurezza di Del Rio e di prendere controllo del suo drone. I suoi supervisori notano qualcosa di strano e iniziano a interrogarlo, ma Rudy cerca di comportarsi nel modo più normale possibile. Gli ordinano di smettere di fare quello che sta facendo, ma lui li ignora. Quando si rendono conto che Rudy non sta seguendo i loro ordini, il team di sicurezza invia dei droni armati per abbattere il suo drone. Nonostante il pericolo, Rudy manovra abilmente per sfuggire agli attacchi e si dirige verso Sant'Anna. Dopo una feroce battaglia aerea, Rudy raggiunge la compagnia idrica di Del Rio e fa un buco nella diga. In seguito a questo evento, Memo riceve notizie da casa delle fattorie vicine, dove tutti stanno festeggiando il ritorno dell'acqua, anche se non sarebbe durato per sempre. Rudy, non potendo più tornare in America, si trasferisce in un villaggio fuori Tuyana e inizia a lavorare come venditore di acqua per aiutare i bisognosi. Nel frattempo, Memo decide che è raggiunto il momento di andare avanti con la sua vita. Lascia il lavoro in fabbrica e sceglie di dedicarsi all'agricoltura, realizzando i sogni del padre e rilasciando i rapporti con la terra che custodiva molti ricordi cari. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.